In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Maria sede sapientiae, ora pro nobis. Iniziamo, fratelli carissimi, la vita di San Benedetto, scritta da San Gregorio Magno, Papa. La conversione è il primo miracolo. Vi fu un uomo di vita santa, benedetto di nome e per grazia. Ancora nella prima età, egli già possedeva un cuore maturo e mai si diede alle gioie che passano, anticipando l'età adulta per la gravità del suo tenore di vita. Infatti, pur potendone liberamente godere nella vita presente, considerò il mondo come fiore inaridito. Nato in provincia di Norcia da famiglia di elevata condizione sociale, fu mandato a Roma per dedicarsi agli studi umanistici. Tuttavia, appena si accorse che molti suoi compagni deviavano per le strade del vizio, subito ritrasse il piede dalla soglia di quel mondo, per non precipitare anch'egli totalmente nell'orrido abisso, sia pure soltanto accostandosi agli studi profani. Lasciata così la formazione letteraria, abbandonata pure la sua casa con i beni paterni, desideroso di piacere a Dio solo, cercò l'abito santo della vita monastica. Si ritirò dunque dal mondo consapevolmente ignaro e sapientemente sprovvisto della scienza del mondo. Non conosco tutti i fatti della sua vita. Quel poco che sto per raccontare l'ho però appreso da quattro suoi discepoli, cioè da Costantino, uomo degno di ogni venerazione, che gli succedette come abate del monastero, da Valentiniano, che per molti anni resse il monastero del Laterano, da Simplicio, che dopo di lui fu il terzo abate della comunità, e infine da Onorato, che tuttora è a capo del cenobio in cui Benedetto iniziò la sua vita monastica. Lasciati dunque gli studi e presa la decisione di ritirarsi in un luogo solitario, lo seguì sola la sua nutrice, che gli era intensamente affezionata. Giunsero in un paese chiamato Affile e si stabilirono presso la chiesa di San Pietro, trattenuti dall'accogliente carità di molte buone persone. Un giorno la nutrice chiese in prestito alle vicine un vaglio di coccio per mondare il frumento. Avendolo lasciato sbadatamente in un angolo del tavolo, per caso esso cadde e si spezzò in due. Quando la donna rientrò e si accorse dell'accaduto, incominciò a piangere. Desolata perché le si era rotto proprio l'utensile avuto in prestito. Benedetto, giovane, buono e sensibile qual era, vedendo la sua nutrice in pianto, si mosse a pietà della sua afflizione. Prese con sé le due parti del vaglio spezzato. Si ritirò in profonda preghiera, accompagnata dall'intensità delle lacrime. Quando si rialzò dall'orazione, vide accanto a sé il vaglio totalmente intatto, da non poter scorgere in esso la minima traccia di rottura. Consolò dunque affettuosamente la sua nutrice e le diede ancora integro l'utensile che aveva raccolto in pezzi.
Il fatto venne a conoscenza di tutti nel paese e suscitò tale ammirazione da spingere gli abitanti del luogo ad appendere quel vaglio sopra la porta della chiesa, perché sia i contemporanei che i posteri potessero conoscere quanto fosse già perfetto il giovane Benedetto all'inizio della sua vita monastica. Il vaglio rimase là per molti anni davanti agli occhi di tutti, appeso al portale della chiesa, fino ai tempi recenti dei Longobardi. Benedetto, però, desideroso più di ricevere patimenti dal mondo che non ammirazione, e di consumarsi nella fatica per amore di Dio più che di acquistare prestigio in questa vita, abbandonò di nascosto la nutrice e fuggì. Sia lodato Gesù Cristo, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.